Buongiorno a tutti. Allora, il tutorial di oggi è un tutorial da cantiere. Che cosa significa? Significa che siamo su una casa dove abbiamo già fatto gli sportelli, il laboratorio, e quindi oggi vi faremo vedere come diamo nuova vita al piano della cucina. Adesso ve lo inquadro e ve lo faccio vedere. Allora, la cucina è questa. Diciamo che il colore è questo e gli sportelli li abbiamo già fatti in laboratorio. Ma quello che volevo farvi vedere oggi, molto molto importante, è che noi andremo a dare nuova vita a questo piano, facendolo diventare un piano con le cementine. Io sto già lavorando da un bel po'. Allora, qui c'era una striscia nera e l'abbiamo tolta. Andremo a stuccare queste parti. Ma la cosa molto 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 importante è la pulizia. Infatti vedete qua stucchi e quant'altro. Quindi, come vi dico sempre, pulire perfettamente la superficie. Se serve, andiamo anche con una raschettina. Quindi pulire perfettamente la superficie. E poi andremo a dare la prima mano di soffio di talco. Una volta che abbiamo stuccato perfettamente la superficie e pulita bene, adesso vi faccio. Avete visto com'era prima? L'abbiamo pulita bene bene, levato tutto il silicone che era intorno, il vecchio silicone, quindi staccato, abbiamo stuccato dei buchetti che ci sono e adesso andiamo a passare il colore che utilizziamo noi oggi è soffio di talco, quindi andremo a passare il colore su tutta la base, che sarà almeno 2/3 mani. Andiamo a dare il soffio di talco scegliendo il verso. In questo caso io darò questo verso qui. Abbiamo dato la prima mano, abbiamo aspettato 2 ore. Ma come potete vedere in alcuni punti non è proprio asciutto perché qui è molto umido visto che è una casa nuova, quindi quando io vi dico aspettate 2 ore, ma dipende dalla temperatura esterna, ci siamo un po' aiutati con il fono e adesso andiamo a dare la seconda mano. Quindi diamo la seconda mano sempre seguendo il verso della prima. Prossimo passaggio che andiamo a fare prima di andare a fare le nostre cementine è quello di carteggiare leggermente la superficie per renderla insomma un po' più liscia possibile e per togliere tutte le impurità. Quindi prendete la nostra carta vetrata, la 220, e questa qui andate a fare leggero leggero. Quindi leggero leggero carteggiate tutta la cucina, ma in particolar modo il piano. Adesso noi ci stiamo concentrando sul nostro top. Una volta che abbiamo carteggiato tutto e tolte tutte le impurità, andremo a togliere la polverina. Se avete un aspirapolvere, raccoglietela con l'aspirapolvere, altrimenti con una spugna umida andremo a raccogliere tutta la polvere. E poi il passaggio successivo andremo con gli stencil, che non starò qui a spiegarvi come si fanno gli stencil, in quanto ci sono un sacco di tutorial e vi metterò il link di come fare gli stencil, però intanto mi vedrete lavorare come si fa. Una volta che avete carteggiato tutto e tolto tutta la vostra polvere, scegliete lo stencil che più vi piace. In questo caso noi andremo a fare queste piccole cementine, che sono indicate con le piastrelle che sono dietro e sono quelle piccoline. E ho già messo la colla riposizionabile dietro, ma come vi dicevo prima, vi metterò il link per come fare uno stencil. Vi preparate i colori che vi servono. In questo caso ho preparato tutti i colori neutri che sono sul tortora, noce chiaro, e poi li andrò anche a mescolare tra di loro e successivamente magari farò delle altre sfumature con il pennello. Me lo vado quindi a posizionare. Io parto già dal bordino, visto che questo è quello che si vedrà di più. Ecco. Lo attacco per bene.
E comincio. Allora, comincerò con il colore sicuramente più chiaro, che è Aghi di Gabbiano, un po' sul tortora. E a seguire comunque andrò a mescolare tutti i colori. Mi raccomando, scaricate bene il vostro rullo e in questo caso sviluppate un po' di fantasia cercando di capire come volete posizionare i colori. Potete crearvi delle piccole sfumature proprio mentre lavorate con altri colori. Questo già è il risultato. Che avete finito e fatto tutta la superficie, quindi con le cementine disegnate, dobbiamo andarci a creare le fughe. Allora, le abbiamo già tra virgolette tracciate, ma io andrò a passare con la matita e poi vi faccio vedere che andrò a proprio inciderle. Quindi con la matita e una riga andiamo a tracciare delle righe giusto per farci un segno. Chiaramente più o meno, perché qui il piano era un po' irregolare, un po' storto, quindi dovreste adattarvi. Poi, una volta che vi siete tirato tutte le linee, quindi con la matita e la vostra riga, prendete un cacciavite, un pochino, diciamo, a punta, ma neanche troppo, e andiamo ad incidere, così l'effetto finale sarà che comunque quando voi andate a toccare con la mano ci sarà una leggera incanalatura che sembra appunto la fuga della Madonnella, della nostra cementina. Una volta che vi siete creati tutte le righe, quindi abbiamo creato una mezza specie di spessore, andiamo a dargli proprio l'effetto fuga fatta a mano, quindi prendete un pennellino piccolo perché comunque le fughe non sono perfettamente dritte e quindi io ho messo del marrone scuro col nero e mi vado a fare il contorno. Cerchiamo di non essere tanto precisi proprio perché le cementine fatte a mano sono un po' imprecise. Smussate gli angoli. Abbiamo quasi terminato, stiamo passando la finitura e le nostre cementine del piano hanno preso proprio un bell'effetto perché abbiamo fatto tutte le fughe, quindi guardate se non sembrano vere. Il piano, siamo alla finitura, è catalizzata e sicuramente qui nel piano passeremo tre mani. Abbiamo passato tre mani di finitura, il nostro piano di cucina è terminato. Scusate se non sono sul cantiere, ma abbiamo scordato di fare l'ultimo pezzo di video. Dopo aver passato la terza mano di finitura, aspettate almeno 24 ore per poterci appoggiare sopra o lavare il vostro piano. E poi il nostro top della cucina, dopo 30 anni, è tornato a nuova vita. Vi ringrazio di avermi seguito, se vi è piaciuto il video, clicca il pollice in su. Se
Se non sei ancora iscritto, iscriviti nella campanella e riceverai tutte le notifiche per i miei prossimi tutorial. Se poi non sei su YouTube e vuoi seguirmi sugli altri canali, mi trovi anche su Facebook e su Instagram. Grazie, alla prossima. Ciao!